Ci siamo. Ciao a tutti, mi sentite? Fatemi cenno se mi sentite, perché non lo posso, capire da qua. Perché sta arrivando un po' di gente. Ciao Nat, mi sentite? Io intanto di invitare il mio amico Salvatore Torre a intervenire. Allora, primo episodio di Miei Dischi Essenziali, trascorreremo una mezz'oretta insieme. Eccolo! Figo. Però non si vede più il sottomarino. Figo. Come stai, Sa? Bene, sto recuperando pian piano. È una situazione un po' particolare, però la musica serve anche un poco a distrarsi, no? No, assolutamente, ma tu hai fatto, cioè sei venuto con questa idea mega galattica, bellissima. Dai, vediamo, è un esperimento più che altro per distrarci, intrattenerci e magari raccontare anche qualcosa di diverso, no, a chi ci segue in questa diretta. Sì, assolutamente. Allora, i miei dischi essenziali. Intanto io tra poco ti presento, perché c'è un motivo per cui ti ho voluto come primo ospite di queste dirette che andranno in onda e un giorno no. C'è un motivo particolare, perché l'idea di i miei dischi essenziali nasce dalla voglia di ripercorrere, no, la nostra strada e il perché abbiamo iniziato ad ascoltare determinati dischi e quanto determinati dischi sono stati per noi importanti nel nostro percorso. Ne deriva poi in realtà quella che sarà secondo me una divagazione, finiremo a parlare di qualsiasi cosa, però era importante il punto di partenza. Ti ho voluto come primo ospite perché noi condividiamo una cosa essenziale nella nostra vita, ovvero il posto in cui siamo cresciuti entrambi, che è Quarto in provincia di Napoli, ed è il posto dove per me tutto è cambiato, perché io ti racconto un episodio, perché il mio primo disco essenziale è questo, tra poco ne parleremo. Rubber Soul dei Beatles, che stiamo ascoltando in sottofondo. Tra l'altro tu ci farai una sorpresa, penso, tra un poco. Non so se tra l'altro riguarda questo brano che sta andando in sottofondo, che io cerco di abbassare. Si sente basso? Ok. Allora, c'è sempre un motivo per cui noi ascoltiamo della musica e per cui iniziamo ad ascoltare della musica. Questo è un disco che, nella storia dei Beatles, rappresenta il passaggio dall'età dell'innocenza all'età dell'esperienza, e tra poco spiegheremo perché. Ed è la stessa cosa che è successa con me, perché nel posto in cui siamo cresciuti entrambi, che è appunto Quarto in provincia di Napoli, avevo 9 anni, quindi era il 91. Il 91, se non faccio male i calcoli, E fino a 9 anni, io penso che anche tu, abbiamo tutti quanti ascoltato, ma anche dopo, dei brani che potevano avere a che fare magari con delle sigle televisive di cartoni animati, piuttosto che, non lo so, qualsiasi altra cosa che non fosse della musica matura. Io andavo spesso a trovare in quell'età un amico che era il mio vicino di casa, che forse tu conosci, che era Paolo Pellegrino. Assolutamente. Era il mio vicino di casa, e io a 9 anni, lui era più grande di me più o meno di 1 anno, 2 anni, e da che io ascoltavo sempre, insomma, appunto, le compilation tipo Bimbo Mix all'epoca c'erano, piuttosto che Fivelandia, no? Tutto quanto cambiò perché mi ricordo un pomeriggio a 9 anni, nella quale io, durante il quale io ascoltai un disco, perché lui aveva a casa le cassette della compilation rossa dei Beatles, quella che riguarda la discografia dal 62 al 65. Per chi non lo sapesse, i Beatles pubblicano 2 best of, una dalla cover rossa e un'altra dalla cover blu, e si dividono per periodi. Lui metteva sempre questa cassetta quando noi giocavamo insieme, e io a un certo punto iniziai ad ascoltare un brano, che era questo. Vediamo un po' se... Sitting in his nowhere land, waiting on his nowhere. Questa è Nowhere Man, contenuta per l'appunto in Rubber Soul, e a me personalmente ha cambiato la vita, perché io per la prima volta mi sono girato, penso, verso degli speaker. Lui aveva una radiolina, aveva uno stereo a cassette, intuendo che stavo ascoltando un qualcosa che avrebbe cambiato la mia vita per sempre. Tra l'altro questo testo è quasi molto contemporaneo, perché John Lennon racconta che quando ha scritto questo testo pensava appunto a un uomo immobile, fermo, che non ha niente da fare
e non ha assolutamente idea di quello che avverrà nel futuro, che è un po' quello che stiamo vivendo in questi giorni. Esatto, sì. E da qui per me cambia tutto. Cambia tutto perché io inizio ad ascoltare la musica in maniera completamente diversa, avevo 9 anni. Tra l'altro, ti ho incluso, e poi ti lascio parlare, scusami, perché Dave Grohl, io so che tu sei un grandissimo appassionato di musica grunge, racconta che a Seattle ascoltavano per un periodo tutti quanti Rubber Soul. Allora, allora in questo momento ti presento, Salvatore Tortora è un grandissimo amico con il quale sono cresciuto, è un grandissimo musicista, un grandissimo artista, è un grandissimo appassionato e collezionista di vinili. Io ho visto pubblicare, ti ho visto pubblicare un giorno sì, un giorno no, la fotografia di un nuovo vinile che compravi tu e tua moglie Corinne, che saluto tra l'altro, è perché è la voce, tanti progetti che hai fatto durante la tua vita, del tributo italiano a Pearl Jam. Quindi il parallelismo c'è sia per la nostra origine comune, che quella appunto del posto in cui siamo cresciuti, che per la tua passione per il grunge, profondamente influenzato dai Beatles. In realtà tu hai detto delle cose che si concentrano tutte quante, secondo me, in un unico messaggio, che è quello beatlesiano alla fine. Io quando ho iniziato anche io, uguale per i Beatles, anche per me l'inizio dell'ascolto cosciente della musica. Per l'unico al mondo ad avere questo tipo di attenzione verso la musica in generale e verso i Beatles. Poi è accaduta una cosa meravigliosa, cioè io oso dire miracolosa. Cioè, i Beatles forse a permettere è proprio, diciamo, quando loro le persone del tempo, forse veramente che pochi, una volta in tre siamo andati in casa e subito di avvicinarlo, io avevo da poco iniziato a suonare la chitarra, gli chiedo quale fosse, insomma, l'artista per lui importante. Lui mi dice: ma sono sicuramente i Beatles. Allora io rimasi un po' così, molto, molto contento per questa cosa, e dicemmo: facciamo per improvvisare. E finimmo a fare il Firebird, che non è uno, diciamo, dei pezzi If I Fell in Love with You, come, certo, come se ci conoscessimo da sempre. Finimmo per fare questa canzone, io facevo la linea melodica di Paul, lui faceva la linea melodica di John. Forgive my heart to you, I must be sure from the bear. Cioè, la cantammo come se fossimo veramente fratelli. Lì io capii che i Beatles erano qualcosa di molto molto speciale. E poi ho avuto tantissime altre dimostrazioni nella vita di questa cosa. Tra l'altro, colgo l'occasione per dirti che il vinile di Rubber Soul è stato uno dei primi vinili che io ho comprato quando ho iniziato a fare la collezione di cui parlavi tu prima, e l'ho comprato in Florida ad un prezzo stracciatissimo, ed è di una qualità eccelsa, quindi bellissimo. La musica dei Beatles è sicuramente qualcosa che ci ha connesso, no? Con le persone
percorso. Forse questa è la caratteristica più importante e quello che oggi la rende, secondo me, ancora così attuale. Hai menzionato appunto il vinile. Io darei qualche informazione tecnica. Questo disco, diciamo che è il sesto dei Beatles. Considerate una cosa, che i Beatles tirano fuori il primo disco, che è Please Please Me, nel 1963. Nel 1965 esce Rubber Soul, che significa che questi quattro ragazzi di Liverpool tiravano fuori due dischi all'anno, che oggi è qualcosa di completamente impensabile, secondo me. Salutiamo tutti quelli che stanno entrando in questa diretta. Vi saluto tutti quanti. Rosy Martucci ora partecipa. Posso dire una cosa sola? Vai. Sconvolgente che dico... Paul McCartney ha sognato, perché l'ha sognata, Yesterday, a 22 anni. Immagina il livello creativo che si può avere magari a un'età così giovane, ma anche qui erano giovanissimi. Cioè, la cosa che impressiona di questo disco, che viene tirato fuori appunto nel 65, dopo che loro esplodono, sono esplosi già da 2 anni, il sesto disco, abbiamo detto, 2 più o meno ogni anno, ed è un disco che appunto al sesto tentativo in 3 anni sconvolge completamente il loro modo di fare musica. Perché dobbiamo dire anche una cosa importante: i Beatles arrivano in un momento particolare, sono i primi anni 60, in cui ormai la seconda guerra mondiale è alle spalle da 15 anni, in un momento in cui delle generazioni molto giovani sentono il bisogno di appropriarsi di una musica che potesse appartenere solo a loro. E quando escono fuori, vediamo un po' se lo trovo, il primo... Eccolo qua, vediamo un poco. Questo è il primo del 63, Please Please Me. Scatenano quello che è un qualcosa che non è mai successo, perché Elvis, che esce fuori verso la metà degli anni 50, riesce a interpretare una generazione giovanile con la nascita del rock and roll, ma non riesce a essere un fenomeno globale come sono riusciti i Beatles. Negli anni 60 tutti quanti ascoltavano i Beatles, tutti quanti li conoscevano. È un po' oggi quello che succede, secondo me, con la musica. Riguarda solo i giovani, con la musica, per esempio, trap piuttosto che reggaeton. Se devo fare un parallelismo, io non sono un amante personalmente di quei due generi, ma ne riconosco l'universalità di linguaggio in questo momento. Tornando agli anni 60, tutti quanti ascoltavano la musica dei Beatles e tutti quanti avevano un disco dei Beatles, qualsiasi. Verso i primi 5 dischi, diciamo i primi 4 dischi e mezzo, perché già con Help si sente qualche differenza, in realtà i testi dei Beatles, anche dal punto di vista musicale, poi dopo ce lo dirà Diego Magnani, che tra poco interverrà, rappresentano appunto, attraverso i propri testi, attraverso la musica, un fermento giovanile, ma non riescono assolutamente ad abbracciare tutti. Con Rubber Soul cambia un qualcosa, perché cambiano i testi, cambiano le tematiche, e dal punto stilistico cambia anche il modo in cui suonano. Questo è il disco, intanto è il primo disco in cui non c'è il nome Beatles nella cover. Tra l'altro, delle piccole note relative alla cover. Questa cover un po' così strecciata, no? Allungata, nasce quasi per caso, perché tutti i dischi dei Beatles in quel periodo vengono firmati, parlo delle copertine, da Robert Freeman, che era il fotografo che li ha sempre seguiti e che ha elaborato tutte le cover. Quindi parliamo da appunto Please Please Me, piuttosto che Beatles for Sale, piuttosto che With the Beatles, piuttosto che Help. E con Rubber Soul, diciamo che questa cover avviene quasi per caso. Non so se la sai l'aneddoto. Che praticamente lui doveva presentare ai 4 ragazzi di Liverpool l'anteprima, e utilizzò un proiettore al quale era collegata praticamente la diapositiva di anteprima della cover dei Beatles, e la proietta appunto su una sleeve del genere bianca. Il problema è che a un certo punto il proiettore, per un urto, va all'indietro, e quindi si avviene quello che è l'effetto appunto strecciato, allungato della cover. E Paul McCartney dice: aspetta, questo è Rubber Soul, questa è la cover. Quindi alcune cose nella storia della musica rock avvengono anche quasi per caso, questa è la dimostrazione. Senti, dopo parleremo appunto dello stilismo legato a questo disco, in cui ci sono dei pezzi intramontabili come appunto Nowhere Man, ma la stessa Michelle, di cui parleremo dopo con Diego Magnani, ma c'è anche appunto Norwegian Wood. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood.
asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rug, biding my time, drinking your wine. We talk until two, and then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning, starting to laugh. I told her I didn't and crawl out to slip in the bath. And when I awoke, I was alone, this bird flown. So I lit the fire, isn't it good, Norwegian wood? Io direi di fare un applauso a Salvatore Tortora. Tra l'altro, questo brano, secondo me, è fondamentale, rappresenta diciamo uno step fondamentale nell'ambito dell'evoluzione della musica pop, perché introduce uno strumento proveniente da un'altra musica, no? Da un altro mondo, che era quello orientale, parliamo del sitar, di cui poi George Harrison diventa uno dei massimi esponenti, studiando con quest'altro personaggione della musica mondiale, che è Ravi Shankar. Che è il papà, tra l'altro, di, per chi non lo sapesse, di Norah Jones. E quindi questo pezzo, secondo me, è un po' come lo è Yesterday, no? Che sancisce l'incontro tra la musica rock, diciamo, e la musica classica, quindi con l'intuizione di George Martin, che ogni volta che parliamo di Beatles non dovremmo mai dimenticare. Dovremmo dimenticare il quinto Beatle, no? Che è il loro produttore artistico, che è un po' anche un fautore di quello che succede dal punto di vista proprio della produzione dei brani dei Beatles. Esatto. E qui secondo me avviene un'operazione altrettanto importante, perché poi si parla chiaramente di George Harrison, come non parlare di Harrison, però è importantissimo, secondo me, ogni volta sottolineare come è lui il Beatle che dà il via alla fusione di musiche diverse, quindi della musica occidentale. Parliamo sempre chiaramente dell'ambito pop, ma comunque sancisce questa unione, questa fusione tra musica occidentale e musica orientale. La fa proprio lui questa operazione. Quindi è... Diciamo che avviene anche in questo caso, non dico forse in maniera fortuita, ma quasi, nel senso che i Beatles, secondo me, in 8-9 anni di carriera riassumono quello che per noi è l'esperienza di una vita intera. Cioè loro in 8 anni hanno fatto quello che magari molti artisti fanno in 20-30. Ed è stato quasi un caso, perché se posso collegarmi appunto all'introduzione che hai fatto, del fatto che i Beatles in questo disco iniziano a introdurre degli strumenti che non sono mai stati ascoltati prima, appunto come il sitar, l'armonium, l'arpsichord, tutto quanto nasce da delle esperienze che fanno. Posso pensare che, per esempio, in occasione della registrazione del film Help, che vediamo un po' se riesco a trovare il vinile, dovrebbe essere qua, eccolo qua, beh, questo qui è il vinile di Help. Praticamente da questo disco nasce quella che è la seconda opera cinematografica dei Beatles. Il primo tentativo era stato Hard Day's Night, e poi invece il secondo film Help. Durante le riprese, appunto, non so se ricordate la trama del film, in cui c'è questo disguido che avviene con degli indiani, no? E allora per quello viene introdotto lo strumento del sitar, che lui inizia a suonare, o a provare perlomeno a suonare,
durante le riprese di quel film. Poi succede che per delle amicizie comuni, in quegli anni i Beatles frequentavano tanti artisti, c'era un fermento negli anni 60 incredibile, frequentano i Byrds, quelli di Turn, 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 della colonna sonora di Forrest Gump per i più profani, e Roger McGinn, chitarrista, ma anche lo stesso David Crosby, lo introducono appunto a Ravi Shankar. Come posso pensare che magari questo disco segna un nuovo percorso dei Beatles, perché nasce subito dopo il primo grande tour americano dei Beatles, uscito poco tempo fa, per esempio questo documentario firmato da Ron Howard, a cui è collegato appunto il film, che sono un estratto di concerti dei Beatles del loro periodo dei tour americani, lo sbarco dei Beatles in America, in particolare nel 64, e abbiamo detto che questo disco è del 65. Loro intraprendono quello che è un tour lunghissimo negli Stati Uniti, e per forza di cose, ragazzi inglesi che nascono e si appropriano del rock and roll, lo tramutano, no, in qualcosa di nuovo, quando poi finalmente sbarcano in America, è inevitabile che poi vanno ad ascoltare musica proveniente dal repertorio della Motown, della Stax, dell'Atlantic, iniziano ad ascoltare il soul, ma soprattutto iniziano ad ascoltare il folk, perché iniziano a incontrare i loro miti, uno su tutti è Bob Dylan. Assolutamente sì. Che tra l'altro li introduce anche la marijuana. Bob Dylan è stato quello che introduce i Beatles alla marijuana, il motivo per cui praticamente le percezioni dei Beatles si espandono. Senti, io volevo approfittare, prima poi io ti ringrazio perché hai fatto un'interpretazione di Norwegian Wood spettacolare, ma io ho chiesto la tua presenza non a caso, perché tu sei un po' la voce di Eddie Vedder in Italia, no? E non a caso Eddie Vedder fa parte della colonna sonora di un film che tra i miei 10 film preferiti, parlo di questo, I Am Sam, che secondo me è uno dei... Oggi parliamo di dischi essenziali, ma dovremmo anche parlare di film essenziali. Questa è una storia bellissima di un papà che cresce da solo una figlia, un papà che ha un ritardo mentale. A un certo punto cercano di portargli via la figlia, in particolare un'assistenza sociale interpretata da Michelle Pfeiffer. È tutto, in realtà, si scoprirà durante il film, non voglio spoilerare, però al centro di tutto quanto c'è l'amore, l'amore che passa anche attraverso la musica, e la musica dei Beatles, di cui, insomma, questo papà è tanto appassionato, e la colonna sonora è una serie di cover interpretate dei Beatles da parte di tanti artisti, tra cui lo stesso Eddie Vedder, che interpreta, non so, te lo ricordi sicuramente. Fa un pezzo che fa così. Vai, vai. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling too far small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you got to hide your love away. Hey, you got to hide your love away. Fantastico, fantastico. Un altro applauso per Salvatore. Grazie, Salvo. Grazie, no, davvero. Io ti ringrazio. Siamo ripartiti dalle nostre origini e da perché tutto quanto è cominciato. Ti ringrazio tantissimo, e ti dico questa cosa e chiudiamo. Tra l'altro, nulla è per caso nella vita, secondo me, mai niente è per caso. E scusa il gioco di parole, però il caso ha voluto che tu mi hai molto gentilmente invitato a partecipare. Ma che è un onore, ma era obbligatorio per me. In un momento dove io sono a casa dei miei, per via delle vicissitudini... Quindi sei a Quarto, sei in questo momento? Sono a Quarto, ma non solo a Quarto. Mi trovo nella casa dei miei, dove io, e forse addirittura nella stanza, dove ho iniziato ad ascoltarli. Quindi è tutto, vedi, è tutto torna. È un circolo. È un circolo. Grazie davvero, Sa. Grazie mille a te. Grazie, saluto tutti quelli che ci stanno. Io farei un altro grandissimo applauso a Salvatore Tortora e alla sua musica. Tra l'altro introduciamo un altro film fondamentale, che parlando di cover
Across the Universe, secondo me, è un altro film fondamentale per chi ama i Beatles, ma non solo, perché parla di una storia che parte dagli anni 60, in particolare un momento di rivoluzione, parliamo dell'ultima parte degli anni 60, in cui è in atto la guerra nel Vietnam, e verso la quale si ribellano tanti giovani americani, non soltanto. E la colonna sonora dei Beatles accompagna questa storia, che è una storia di 10 anni, addirittura è sempre composta da tante cover, c'è addirittura una versione di I Am the Walrus di Bonovox. Io lo consiglio perché è un film assolutamente fondamentale. Molto bello, sì. Grazie ancora. Vediamo se ci sta Diego Magnani. Aspetta, prima di lasciarmi, vediamo se Diego Magnani è già online, perché sennò ti lascio ancora dei minuti con me. Tra l'altro un attimo ancora un po' di sottofondo di questo disco essenziale. Per chi si fosse collegato adesso, stiamo parlando dei nostri dischi essenziali. Siamo partiti da Rubber Soul dei Beatles, ma il nostro percorso chissà dove ci porterà all'interno di questa mezz'ora, 45 minuti. Diego, io non lo vedo. Vediamo un po' se Diego c'è. Allora, non lo vedo, non lo vedo. Forse ti devi prima disconnettere, sa? Ok, vi saluto allora. Ti ringrazio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, vediamo un poco se... Allora, eccomi qua. Allora, vediamo un poco di chiamare Diego Magnani, che è il secondo ospite di questo appuntamento, che è i nostri dischi essenziali. Eccolo qua, adesso lo chiamo in diretta. Diego Magnani lo presento subito, è intanto un grandissimo esperto dei Beatles, vero tributo dei Beatles in Italia. Come stai, Diego? Grazie, molto bene, grazie mille per l'invito. Questa pagliacciata, diciamo, tra virgolette, no, ma ci sta tutta, ci sta tutta. Il carattere psichedelico di questo bellissimo album di cui stiamo parlando. Tu hai sfoggiato il vinile, io sfoggio una copia del CD della Capitol, però questa è una ristampa degli anni 90 che ho acquistato negli Stati Uniti nel periodo in cui abitavo lì, quindi mi è particolarmente cara. E questi occhialetti, devo precisarlo, vengono proprio dal Beatle Museum di Liverpool, quindi diciamo, siamo, capito, è tutto un po'... Un piccolo aneddoto su quei occhialetti. Tra l'altro io dico che io e Diego ci siamo conosciuti durante gli anni che ho trascorso io personalmente in hard rock, per cui abbiamo condiviso un sacco di eventi e tante storie insieme. Quegli occhiali sono iconici perché sono tipicamente iconici di John Lennon, no? Dei quattro membri dei Fab Four di Liverpool, colui che indossava questi occhiali era sicuramente John. Però se ti ricordi, c'è una session fotografica del periodo di Revolver, che quindi è subito dopo praticamente Rubber Soul. Eccolo qua. Copertina di Klaus Voormann. Dove tutti quanti indossano questi occhiali. Credo che sia, guarda un po', se è sul retro, non mi ricordo bene se... Ma è vero, hai ragione, eccola qua. Esatto, tutti quanti hanno questi occhialetti psichedelici. Tra l'altro esiste anche quella foto in versione a colori, perché è tratta poi da uno delle promo clip che avevano registrato per Paperback Writer. Ma non usciamo, ecco, dal seminato. No, un piccolo aneddoto lo racconto, in particolare rispetto a John, perché a me è capitato, vediamo un po', probabilmente tu riconoscerai, perché oggi mostriamo anche un po' di memorabilia, vediamo se riusciamo a mostrarlo. Allora, sicuramente riconoscerai questa maglia e cosa c'è scritto. Casbah Coffee Club. A me è capitato di andare a Liverpool due volte e visitare i luoghi dei Beatles e sono stato al Casbah Coffee Club, che è stato il primo locale dove i Silver Beatles, più volte tornati da Amburgo, andavano, certo, a suonare, perché era un locale che stava sotto la casa. Io l'ho vista questa grande casa a due piani con questo seminterrato un po' fuori Liverpool, che era di proprietà della mamma di Pete Best. Sì. Pete Best è il primo batterista. Eccolo, l'uomo più sfigato della storia. Però attenzione, sfigato diciamo per una parte della vita. Vabbè, certo. Uscita di Anthology, mi sembra che abbia avuto qualcosa come 2 milioni di dollari virtualmente crediti come risarcimento per aver fatto parte della storia dei Beatles, aver suonato, cioè, diciamo per le sue esecuzioni. Anthology è questo, eh? Per chi non lo conoscesse, questa è un'opera che riassume sia dal punto di vista discografico, quindi supporti come CD, insomma, e vinili, ma anche e soprattutto è un documentario enorme, se non è il documentario più bello
realizzato relativo a una storia di una band del rock, e realizzato verso l'inizio degli anni 90 e che logicamente racchiude tanti take, tra cui anche quelli in cui ha suonato Pete Best. Probabilmente per quello gli sono stati dati dei crediti, secondo me. Sì, sì, esattamente, esattamente. Quindi diciamo da quel punto di vista è stato in parte risarcito per averli aiutati chiaramente nella prima fase della loro storia. Diciamo che lui poi ci ha accampato con questa cosa per tanto tempo, perché certo, i vari fantasmi. Quindi diciamo, ecco, comunque, ecco, è stato sì, è stato buttato fuori dai Beatles, però in qualche maniera un po' si è rifatto, dai. E voglio raccontare questo aneddoto prima di parlare con te dal punto di vista tecnico, di quello che caratterizza appunto dal punto di vista stilistico, strumentale, questo disco. Tornando sempre al Casbah Coffee Club, questo locale che mi è capitato di visitare due volte a Liverpool, una volta a me è capitato, perché mancava una guida, di fare il tour con Rock Best. Dai. Rock Best è praticamente il figlio e il fratello di Pete Best. Ricordiamo il batterista in parte più sfigato della storia del rock, perché viene fatto fuori dai Beatles, viene dato posto a Ringo Starr praticamente prima che esca, due settimane prima della registrazione di Please Please Me. E Rock Best è il figlio di Neil Aspinall, che era appunto l'ufficio stampa inizialmente dei Beatles, poi è diventato il CEO della Apple Corps, che era la loro casa discografica, casa edizioni. Era praticamente nato dalla relazione non so quanto ufficiale tra Neil Aspinall e Mona Best, che è la mamma di Pete Best. E quindi mi è capitato di fare da solo il giro all'interno del Casbah Coffee Club, che è ancora conservato come gli anni 50, con le pareti dipinte appunto dai quattro Beatles e da qualche amico. E lui, perché faccio questo riferimento? Per tornare ai tuoi occhiali, mi racconta che il motivo per cui John Lennon inizia a indossare quegli occhiali è perché la zia, perché John purtroppo cresce con la zia, perché figlio di genitori separati, il padre lo vedrà poco, lo vedrà solo quando poi lui sarà diventato famoso, la mamma la rivede, ma purtroppo prima di diventare il John Lennon dei Beatles la perderà purtroppo in un tragico incidente. Lui cresce con la zia Mimi a Liverpool, a Mendips, e la zia era un carattere un po' particolare. Gli dirà, quando lui comprerà la prima chitarra, gli dirà: ok, hai comprato la chitarra, ma non ci farai mai niente nella vita, non ti darà da vivere, insomma, la lungimiranza di una zia. Ma soprattutto un giorno, forse un piccolo dispetto, la zia gli tira un ceffone, lui portava gli occhiali, che erano diversi da quelli, glieli rompe, e non avendo altri occhiali, a quel tempo prende e inizia a utilizzare gli occhiali rotondi della zia, del motivo per cui inizia a utilizzare quei occhiali iconici, insomma. Allora, diciamo che John Lennon ha sempre avuto il complesso degli occhiali, e perché secondo lui i rocker non avevano gli occhiali, era, sai, diciamo un tipo di immagine un po' da sfigato, secondo lui, fino all'avvento di Buddy Holly, che è un personaggio incredibilmente importante. Occhialetti, leader dei Crickets. Esattamente. C'è qualcosa. Racconta, ma io trovo un LP di Buddy Holly, ce l'ho qua. A trovare anche gli Shadows, che era il gruppo che accompagnava, sì, esatto. Allora, Buddy Holly era un americano, è stato uno dei padri del rock and roll, anche se è morto molto giovane nel famoso schianto. The music died, no? Esatto, bye, era Mr. American Pie. E soprattutto Ritchie Valens, quello della Bamba, che noi abbiamo visto anche descritto nel famoso film degli anni 80. Di fine anni 80. Favoloso. E Buddy Holly era importantissimo perché è stato, diciamo, un punto di raccordo tra i vecchi rocker che erano Elvis, Gene Vincent, Carl Perkins, che fondamentalmente interpretavano musica di altri, con il tipo moderno di rocker come i Beatles, che si producevano la musica da soli, che suonavano, che cantavano, cioè erano frontman, autori, capito, songwriter, produttori anche a certo, volte, perché adottavano anche delle particolari tecniche di registrazione. E quindi, insomma, diciamo che i Beatles sono molto figli di Buddy Holly. Verissimo. Questo è testimoniato poi nell'amore che Paul McCartney ha sempre profuso nei confronti di quest'artista, tanto da comprarne poi il catalogo. Tutte le edizioni delle canzoni di Buddy Holly sono di Paul McCartney. Peccato, perché a un certo punto l'intero catalogo dei Beatles verrà acquistato da Michael Jackson, che sarà il protagonista, sì, dei prossimi appuntamenti. Esattamente, però pare che stanno mettendosi d'accordo con la Sony per riaverli. Perché in realtà il problema è che
il catalogo di Paul McCartney non è mai stato di sua proprietà, perché era detenuto dai proprietari, diciamo, della società di edizioni. Mi pare che fosse la Dick James, che era un'azienda che di fatto aveva spronato John e Paul iniziare a produrre canzoni, diciamo, ad un certo ritmo, e però poi alla fine li ha fregati, perché poi questi diritti non li hanno mai avuti in mano. Quando c'è stato il momento in cui sembrava che potessero comprarlo, Paul McCartney e Yoko Ono non si sono messi d'accordo, e quindi è successo che Michael Jackson ha approfittato di questo momento di incertezza. È entrato nel mezzo. Di fatto perdendo l'amicizia di Paul McCartney, che proprio in quel periodo era molto suo amico, e proprio lui indirettamente gli aveva suggerito di fare una fortuna, diciamo, di mettere da parte una fortuna tramite l'acquisizione di cataloghi altrui. Pensa tu, guarda. Avesse saputo che poi sarebbe andato a comprare il suo di catalogo. Troppo sui piedi, capito? Senti, io volevo approfittare della tua conoscenza tecnica, perché prima non so se hai seguito l'introduzione che abbiamo fatto con Salvatore Tortora al fatto che questo disco è un po' uno spartiacque stilistico per i Beatles, perché iniziano a introdurre praticamente degli strumenti che non erano mai stati ascoltati prima all'interno di un disco, ma soprattutto prendono coscienza, grazie al loro produttore, che è George Martin, del fatto che lo studio di registrazione poteva essere utilizzato come uno strumento. Sì, esattamente. Allora, io amo definirlo un pre-spartiacque, perché il vero spartiacque in realtà è un po' revolver, no? Vero, e poi vero. Stabilisce anche, diciamo, la fine dell'attività live, esatto, che è quello subito successivo. Entrambi. Copertina bellissima di Klaus Voormann, artista tedesco. Bellissimo. Tra l'altro è uscito un basso Hofner 5000/1. Proprio. Fai vedere il tuo basso Hofner, per favore. Mm-hmm. Che però è serigrafato proprio con quella copertina, è un'edizione limitata, è uscito credo l'anno scorso. Tra l'altro il basso Hofner, diciamo una cosa del basso Hofner, Paul McCartney non nasce come bassista dei Beatles. Barra 1, il violin bass, come è detto, ed è una riproduzione esatta di quello di Paul McCartney del 1962, che poi è quello che lui utilizza ancora adesso. Lui ha tolto il battipenna perché nel 66... durante il tour americano mi sembra che si ruppe o glielo rubarono, e quindi poi non lo mise mai più, ma lui aveva il vizio di togliere il battipenna, quindi diciamo sui suoi strumenti non li troviamo più, aveva questa cosa. Introduci anche altri strumenti che sono stati utilizzati in Rubber Soul, perché parliamo, sì, della Rickenbacker di George Harrison, proprio perché lui è influenzato dai Birds. Certo, allora il basso Hofner è il basso, diciamo, dei primi Beatles e anche curiosamente degli ultimi, perché poi per Lady B lui tornerà ancora all'Hofner a usarlo in maniera esclusiva. Quindi i primi Beatles nascono con l'Hofner, e anche su questo disco l'Hofner la fa abbastanza da padrone. Proprio nel 65... Questo è il disco cui fa riferimento Diego, Sì, esattamente. È il penultimo a essere registrato, se non sbaglio, ma è l'ultimo che esce. Esatto, esattamente. Proprio nel 65, sì, sì. Paul McCartney riceve un regalo dalla Rickenbacker, che era un'azienda californiana di strumenti che avevano visto associare il proprio nome ai Beatles per anni, perché John Lennon esattamente dal 60 utilizzava una Rickenbacker 325 Casino Capri, che lui aveva riverniciato, insomma l'aveva resa sua, e loro gli avevano prodotto delle copie da usare come strumenti di scorta, di backup. Infatti John Lennon la sua poi a un certo punto la ritira e inizia ad usare la copia che chiamano Miami, perché gli viene consegnata durante la registrazione delle sale a Miami, la seconda puntata, diciamo, a cui loro partecipano. Un disco in particolare di Rubber Soul, che è Think for Yourself, questo qua, sì, che è un brano di Harrison, compare per la prima volta il Rickenbacker 4001S di Paul McCartney. Questo strumento gli viene donato durante il tour americano del 65. Fallo vedere, che magari è un po' in lontananza, se riesci a farlo vedere. C'è una storia. Ah, vai. Allora, questo qui è chiaramente anche questa un'edizione limitata, perché è uno strumento fuori produzione da un secolo e mezzo. È uno strumento che poi, proprio grazie alle fortune
e all'associazione con Paul McCartney praticamente verrà poi importato in maniera quasi esclusiva in Inghilterra, perché tutti i bassisti inglesi chiaramente volevano quel basso. E certo. Un importatore che si chiamava Ross Morris inizia praticamente a importare esattamente questo tipo, cioè in Inghilterra tutti i bassisti potevano avere solo questo basso qui, di questo colore, con queste... Per far capire quanto fossero un'influenza realmente attiva i Beatles in quegli anni. Assolutamente sì. Loro erano, diciamo, creavano marketing a loro insaputa, perché qualunque cosa loro toccassero o utilizzassero diventava automaticamente una cosa super venduta, ma infatti sono stati tra i primi a fare pubblicità in maniera estesa, appunto, a jeans, chitarre, amplificatori. I primi endorser della storia, credo, perché loro avevano un contratto di esclusiva con la Vox per parecchi anni. Amplificatori, certo. E poi hanno avuto una collaborazione con la Rickenbacker. La Rickenbacker dal 64 ha iniziato a foraggiarli, diciamo, con degli strumenti. Quindi dalla Rickenbacker direttamente, cioè non acquistato, deriva la chitarra di John Lennon Miami, la seconda che lui ha utilizzato. La famosa 12 corde di George Harrison, quella che caratterizza molto il suono dei Beatles nel periodo 64-65. Certo. Quella, anche quella. Ma è vera questa cosa? Secondo te George Harrison, questa sua esigenza strumentale è completamente indipendente, o è vera questa influenza dei Birds, e in particolare di Roger McGinn e di David Crosby, no? In quello che sarà poi lo stilismo di George Harrison negli anni seguenti? No, non lo so, credo più il contrario. Allora, le cronache dicono che George Harrison, avendo utilizzato su A Hard Day's Night quella chitarra a 12 corde, è stato preso come spunto proprio da Roger McGinn, che le cronache dicono che praticamente tutti i Birds andarono a vedere A Hard Day's Night, il film, perché all'epoca chiaramente non è che c'erano i videoclip o bisognava andare al cinema. Loro videro questo film tipo 3 o 4 volte per riuscire a capire che diavolo di chitarra, che modello fosse che George Harrison utilizzava. E quindi Roger McGinn poi diventò a sua volta un altro endorser della Rickenbacker, perché non riuscendo a trovare quel particolare strumento che era un prototipo, quello di George Harrison, ne acquistò un altro, sempre una 12 corde leggermente diversa, che adesso è il modello signature di Roger McGinn. Certo, che ha contraddistinto praticamente tutta la discografia dei Birds. Esatto. Quasi tutta. Eh sì, è Jingle Jangle, no? Si chiama così. Certo. Certo. Ci sono di qualcosa, ci sono di qualcosa nel tuo stile? Anche. I seguaci, i REM, sono quelli che hanno riportato un po' questo suono in auge. Ci suoni qualcosa, ci suoni qualcosa? Certo, vuoi che ti finisca di descrivere un po'? Vai, sì, assolutamente, penso che sia interessante per tutti quanti. Sì, allora, Loeffner praticamente era, diciamo, il basso dei primi Beatles, ancora continua a essere preponderante, ma c'è l'introduzione del Rickenbacker 4001S su Think for Yourself. Altri strumenti di nota che vengono utilizzati in questo periodo sono la Epiphone Casino, che è praticamente la chitarra elettrica, questa qui, che nel 64 Paul McCartney aveva comprato su consiglio di John Mayall, uno dei padri del blues inglese. Certo, e Bruce Breakers, i famosi Blues Breakers. Esattamente, e poi l'anno successivo verrà imitato anche da Harrison e Lennon, quindi diciamo che questa è, se vogliamo, la chitarra beatlesiana per eccellenza, perché è presente in tutti i dischi dei Beatles, dal 64 in poi, quindi questa fa la sua comparsa. L'anno successivo, per il tour del 66, sia Harrison sia Lennon utilizzeranno questa chitarra come chitarra principale, e poi verrà utilizzata chiaramente per tutte le session, eccetera, eccetera. Un altro strumento molto interessante che farà la comparsa su questo album in maniera prepotente è... Ricordiamo che parliamo sempre di Rubber Soul, eh? Sì. Chi si fosse collegato adesso, in realtà. Assolutamente sì. È la Fender Stratocaster. Questa chitarra, in particolare, viene utilizzata moltissimo da George Harrison, che già la possedeva da un paio d'anni, ma... qui diciamo che inizierà a utilizzarla in maniera abbastanza
seria, tanto da firmarci, che ne so, l'assolo di Nowhere Man che tu hai citato prima, e la sua chitarra, che non è di questo colore bianco, ma è un Sonic Blue, uguale a quella di John Lennon, verrà successivamente pitturata in maniera psichedelica e diventerà la sua famosa Rocky, la chitarra che poi sarà quella che noi vedremo in All You Need Is Love, Magical Mystery Tour, capito? Quella tutta pitturata psichedelica strana, che poi è ancora parte dell'eredità di George Harrison, ce l'ha ancora... tra il figlio adesso. C'è qualcuno che ci sta chiedendo, tra le persone che ci seguono, chiedono, ma la prima 12 corde, che tu sappia, che è stata prodotta dalla Eco, che all'epoca era italiana? No. Ok, no. È una domanda che giustamente ci fanno. E c'è anche spazio appunto per le curiosità. No, non so se in generale, ma non dei Beatles. No, dico, lui probabilmente si riferisce al in generale. Allo strumento 12 corde in generale? Boh, può darsi, ma non... No, neanche io lo so. Vabbè, ricordiamo, la Eco è un marchio storico italiano, certo. Principalmente di produzione di chitarre, che ha sede nelle Marche. Tra l'altro a Recanati, che tra l'altro ha dato il Natale anche a Leopardi, no? Ma calcola che Recanati e Castelfidardo sono veramente un nucleo di grandissimi produttori di strumenti musicali. Sai, quelli che hanno iniziato con le fisarmoniche a suo tempo e poi si erano riconvertiti a... che ne so, alla produzione di chitarre, anche gli organi, per esempio la farfisa. Vero. Capito, ci sono tante ditte che lì hanno fatto veramente la storia della musica, non solo italiana ma anche quella mondiale. La Vox arriverà a farsi produrre dalla Eco, mi sembra, le proprie chitarre, cioè marchiate Vox ma prodotte dalla Eco. Quindi senti, volevo approfittare per dare anche un altro spunto a chi ci segue in questo momento, perché con te praticamente stiamo analizzando quello che è l'evoluzione dei Beatles, soprattutto dal punto di vista strumentale, che è un qualcosa di completamente rivoluzionario in quegli anni. È così tanto rivoluzionario che il leader dei Beach Boys, che era Brian Wilson, tuttora vivente, impazzisce completamente. Vabbè, i Beach Boys, per chi non lo sapessero, tra probabilmente la band più rappresentativa del movimento della surf music, che poi anche loro conosceranno un'evoluzione e probabilmente devono la loro evoluzione grazie a Rubber Soul, perché Brian Wilson ascolta Rubber Soul, dice ma che è sta roba, ma cosa combinano, e impazzisce letteralmente poi successivamente, perché inizia a fare delle composizioni e a dedicarsi a una produzione che prevede un'evoluzione stilistica che va oltre le regole, inizia a utilizzare, che ne so, dei cani che abbaiano, li inserisce in una produzione di un brano. Tra l'altro questo è un disco fondamentale, perché è stato classificato come il secondo disco più importante della storia del rock, subito dopo Sgt. Pepper's. Contiene, vabbè, brani storici come Will Be Nice, piuttosto che God Only Knows, piuttosto che Sloop John B. E questo disco, che è fondamentale, che io invito all'ascolto, nasce proprio grazie a Rubber Soul. Era quasi una sfida per Brian Wilson cercare di emulare Rubber Soul. In realtà Paul McCartney e Brian Wilson, che tra l'altro erano amici e sono tuttora amici, si stimavano moltissimo e si influenzavano a vicenda in una maniera incredibile. Da una parte all'altra dell'oceano, ad un certo punto, diciamo tra il 65 e il 67, faceva una gara a chi tirava fuori il disco più innovativo, sposando l'avanguardia più estrema, ma pur sempre fruibile dal grande pubblico, per assurdo che sia. Adesso sembra un po' un controsenso, no? Però era così. All'epoca si faceva arte facendo rock. Capito, che è una cosa che adesso è quasi una bestemmia, quasi un'eresia. Rischia di essere fine a se stessa. Aveva rotto via questa sfida, cioè uno ascoltava un disco e diceva devo fare meglio. Quindi Paul McCartney ascoltava un disco dei Beach Boys e diceva il prossimo disco dei Beatles devo superare questi limiti. E viceversa. E ma infatti c'è mi sembra Marcus Giammusso, che chiede, ma non è vero invece che Paul McCartney dice, ha raccontato in diverse interviste, che lui fosse stato influenzato da Pet Sounds? Ma infatti l'evoluzione della storia è questa. Rubber Soul? Sì, Rubber Soul, i Beatles. Brian Wilson, in risposta a Rubber Soul, tira fuori Pet Sounds e rispondono i Beatles con Revolver. Il problema cosa succede? Che Brian Wilson, uscito Revolver, non dico che sventola la bandiera bianca, ma anzi impazzisce ancora di più, perché proverà a superarli con quello che poi è stato il disco incompiuto
dei Beach Boys, che è stato Smile, che non ha mai visto, insomma, la luce nella forma integrale o originale in cui era stato concepito. Cioè Brian Wilson dice, vabbè, esce Revolver, ciao a tutti. È un po' ambizioso e alla fine lui non trovava modo di realizzare le sue idee, che erano talmente estreme che praticamente lo consumarono, tant'è vero che lui entrò in una depressione incredibile e andò in analisi per credo almeno una quindicina di anni dopo veramente... tipo che è stato per non so quanti mesi, un po' come noi in questo periodo, cioè, a un certo punto Brian Wilson si rifugge nel proprio letto e non riescono più a tirare fuori per anni, cioè, cade in una depressione incredibile perché ammette che la grandezza dei Beatles non è eguagliabile, forse. Addirittura Fabio si racconta che nelle riunioni dei Beach Boys ci fosse il suo analista che rispondeva al posto suo, cioè lui non proveniva ed era lì, capito? Il suo analista faceva una sorta di portavoce, ma quasi senza consultare. C'è un film bellissimo che è uscito qualche anno fa, non mi ricordo il titolo adesso, dedicato proprio alla vita di Brian Wilson, una specie di film biografico, e Brian Wilson è interpretato da John Cusack, che è il protagonista di un film iconico per tanti come noi che amano la musica, che è Alta Fedeltà. Vai, okay. Diego, io ti darei spazio per la tua interpretazione. Il discorso dicendo che alla fine la sfida la vinse i Beatles con Sgt. Pepper. Vabbè, lì è finita, cioè lì è finita. Eccolo qua. Lì è finita per tutti. Ma ancora oggi non c'è stato nessun disco che supera Sgt. Pepper's, riconosciuto come il disco fondamentale per tutti e che tutti dovrebbero ascoltare. Allora, io approfitto per mostrarti un'altra chitarra beatlesiana, o meglio McCartneyana, sì? Che è praticamente la cosiddetta chitarra di Yesterday, è l'acustica che Paul McCartney utilizza in questo periodo, 64, 65, 66, 67, fino a che nel 78 si comprò una Martin. Contenuta Yesterday in questo disco, tra l'altro è la prima canzone di un Beatle cantata in solo. Sì, esattamente, perché era accreditata ai Beatles, ma in realtà era come se fosse una cosa solista. Chitarra e voce con ingresso orchestrale in crescendo. Abbiamo parlato di tante innovazioni a proposito di Rubber Soul, però va detto che c'è una canzone che per certi versi è abbastanza tradizionale, nel senso che è super commerciale, un po' romantica, comunque che abbraccia i cari vecchi temi che piacevano tanto ai vecchi fan dei Beatles, quelli tradizionali, no? E ricordiamo che è un brano contenuto in Rubber Soul. Esattamente, però ha la particolarità di avere innanzitutto una strofa ripetuta più volte in francese, che nasce proprio come una presa in giro, sai, di quelle feste degli studenti francesi che Paul McCartney ogni tanto frequentava a Liverpool, ed era nato un po' come, certo. Era una parodia, era una canzone parodia, dove lui si divertiva ad utilizzare degli accordi un po' jazzistici, fino a che John Lennon a un certo punto disse, ma sai, questa canzone non è male, perché non la trasformi in qualcosa di serio? E poi qualcuno l'ha indovinata già, intanto. Esatto, è tutti. Tra l'altro è una canzone che nasce come una presa in giro, ma è la canzone che dà la possibilità ai Beatles di vincere un Grammy, verrà premiata con un Grammy Award. Esattamente, perché comunque è innovativa nel suo modo di porsi, perché comunque ha questa armonia un po' particolare, un po' jazzistica, e delle soluzioni un po' speciali per quanto riguarda il basso. Diciamo che Paul McCartney in questo periodo, siccome aveva comprato una casa proprio diciamo nell'isolato accanto agli studi di Abbey Road, ha la possibilità di fermarsi in studio o di andare in studio quando vuole, cioè ci arriva a piedi. Io stesso ci sono andato, anche tu suppongo hai fatto il pellegrinaggio, insomma. A St. John's Wood, il quartiere, sì. St. John's Wood, la fermata di St. John's Wood a Londra, dove si può andare a visitare, insomma, dall'esterno, perché a meno che tu non abbia affittato una delle sale per una sessione di registrazione, non ci puoi entrare, ma neanche nel cortile antistante. Stiamo parlando di studios di Abbey Road, davanti ai quali ci sono le iconiche strisce pedonali, che si prendono, insomma, degli insulti, penso, della maggior parte degli automobilisti che ogni giorno passano per quella strada per andare al lavoro, perché vengono bloccati da questi turisti che passano e spassano. Cioè, pensa adesso, non so se hai visto i meme in questo periodo, legati purtroppo a questo periodo un po' strano che stiamo vivendo, della cover di Abbey Road, che è quello...
qualcuno mi ha chiamato praticamente, cioè la cover, uno dei meme più diffusi di questo periodo è la cover di questo disco senza i Beatles, perché logicamente anche loro rimangono a casa. Certo, certamente. Allora, dicevo, introduco questa canzone che è la Epiphone Texan. Come vedete, i Beatles erano grandi amanti della Epiphone, che era, diciamo, una sottomarca, era una sussidiaria, perché era una casa innovativa anch'essa, che poi a un certo punto però è stata acquistata dalla Gibson ed è stata relegata un po' così ad un mercato un po' inferiore, che però aveva i propri strumenti esclusivi, tipo questa qui che ha un suono incredibile, e Paul McCartney ancora la usava al vivo per fare per esempio Yesterday e tante altre cose. La canzone ha bisogno... Dammi solo un secondo prima di partire, saluto un po' di amici musicisti, che è fighissima questa cosa, che siamo circondati in questa discussione da amici musicisti anche molto molto competenti. Vai Diego. Anche se virtualmente tutti quelli che ci seguono si stanno facendo un grandissimo applauso. Tra l'altro il nostro amico Frank Polucci, che durante la sua interpretazione diceva: Adie, alza sta chitarra e dobbiamo vedere gli accordi originali. Frank, poi te li faccio vedere. una session privata. Grazie, Adie. Io non so se in questo momento c'è anche Gianca. Questo è l'accordo particolare di Paul McCartney. Faglio vedere al nostro amico Frank Polucci, giustamente da musicista tecnico qual è, cercava di rubarti i segreti, capito? Qualche rivolto. Io non so se c'è Gianca da qualche parte. Vediamo, aspettiamo un segnale da parte di Gianca, perché se non c'è continuiamo a parlare un po' di questo disco. Come abbiamo detto, appunto, i riferimenti francesi nella canzone sono tranquillamente riconoscibili, appunto, nei Sont les mots qui vont très bien ensemble, che è un riferimento appunto alla lingua francese. Allora, sai che i Beatles avevano un rapporto con la Francia particolarmente... Ah, Gianca è arrivato. Perché già nel 64 ebbero modo di fare tipo 10 date consecutive all'Olimpiade di Parigi, come no? Spalla, pensa, come i Beatles no? Come spalla di Sylvie Vartan, che sai era come una no? Showgirl d'origine franco bulgara.
Non c'è alle Olimpiadi, mi sembra, se non ricordo, io ho a casa, questa casa è un po' un piccolo museo, io ho un poster che è la replica dei famosi due mesi addirittura che trascorsero i Beatles a Parigi all'Olimpiadi. Se non sbaglio era sì. Tipo l'inizio anno era il 64, sì, perché era 64, febbraio del 64, sì. Allora i Beatles si trovarono con una situazione particolarissima, perché mentre in patria loro erano considerati una sorta Sì, si è staccato perché dopo un'ora si è staccato perché prendo i miei dischi essenziali era stato inizialmente concepito per essere un appuntamento di mi prende così tanto di parlare, insomma, a me, a te, a Salvatore, a... Quindi... Vedo che piano piano stanno tornando tutti, perché c'è stato un piccolo blackout, sì. Vedo che le connessioni... Ma no, ma perché, come spiegavo, in realtà dopo un'ora Instagram chiude tutto, dice, vabbè, è troppo, sta diretta un'ora è troppo. Esatto. Hai cambiato gli occhiali. Eccolo, guarda, anche se... Questi me li ha presi mia mamma, li devo ringraziare. Bellissimo, al museo. Quindi sono un pezzo di Beatles, un pezzo di Liverpool anche questi. Allora, vediamo un poco, connessione un po' fatiscente, ma ci sono. Questa è Gianna. Credo che siamo connessi tutti, cioè tutto il mondo è connesso in questo momento, quindi... Assolutamente sì. Non so se ci vedono, parlo di chi si è connesso in questo momento, perché scrivevano che non riuscivano a vederci, né a me né a te. Magari dateci un segnale, probabilmente adesso rientreranno tutti quanti. Sì, si stanno rientrando. Conclusione. I tuoi dischi essenziali, sì. A me questo interessa sapere, i tuoi dischi essenziali. Non soltanto dei Beatles, magari facciamo così, scegli un disco dei Beatles che per te è stato fondamentale più degli altri e magari altri due titoli che per te sono stati fondamentali nell'evoluzione del tuo percorso come artista. Allora, sicuramente ti posso dire Houses of the Holy delle Zeppelin. Come no? Ce l'ho qua. È chiaro. E Machine Head di Deep Purple. Allora, Houses of the Holy. Ne posso dire più di due perché ce n'ho diversi. Certo. Cioè, questo è l'altro, allora, è l'altro disco che hai menzionato dei Led Zeppelin. Esatto, poi Machine Head di Purple e poi Close to the Edge degli Yes. Come no? Assolutamente. E Seconds Out dei Genesis. Questi sono stati forse i dischi fondamentali della mia formazione a livello musicale, oltre chiaramente ai Beatles, ovviamente. Certo. Sono da sempre poi legato a quel genere di rock. Un po' progressive. E tu arrivi anche dal progressive. Hard rock, insomma, diciamo rock anni 70, ecco. Certo, con tutto quello che vado anche sui cugini, diciamo, quindi Black Sabbath, Genesis, Frodal, capito? Insomma, diciamo che mi muovo attorno a quelle cose. Anche se, poi ti devo dire la verità, quando io ero ragazzino, io ho ascoltato tantissima disco music, tanto è vero che sono pieno di 45 giri, 7 pollici e cose del genere, di disco, la classica disco 70, per cui poi un giorno certo, magari... nasce dal 73, diciamo gli anni underground della disco sono 73-78. Sì, e proprio in questi giorni hai visto, purtroppo è morto... Mano di Pablo. Diciamo considerato il padre della disco music, perché quando uscì Sol Macossa di Mano di Pablo, Michael Jackson, da Rihanna, da un sacco di altri artisti all'interno di canzoni così, non esisteva la disco. Famoso, ma se la diciamo la prima...
Lui creò, diciamo, il primo mix di funk con ritmi particolari jazz, musica africana, insomma qualcosa che non si era ancora sentito. Certo, certo. Siamo guardando il 72, che poi è il mio anno, perché io sono nato nel 72, e contemporaneamente tanti dischi che mi hanno influenzato sono proprio del 72, cioè Machine Head, Close to the Edge. Diciamo che in quel periodo è avvenuta la mia formazione musicale, anche se non c'ero in realtà, però risento molto di quel periodo lì, che ho vissuto come neonato, però in realtà poi l'ho vissuto parecchio assorbendolo negli anni. Proverò nei prossimi appuntamenti, vediamo se riusciamo a prendere come riferimento un vinile, un'opera disco, e ti richiamerò sicuramente. Grazie ancora Diego, è stata una conversazione fighissima dal punto di vista tecnico, e che penso che insomma avrà fatto piacere a tanti musicisti che si sono collegati in quest'ora. Doveva essere 30 minuti, ma alla fine è diventata un'ora, meglio così. Vabbè, un po'. Grazie a te per l'invito. Grazie ancora. Adesso chiamiamo ad intervenire Gianca, che ho visto che era... Ciao Diego, ciao. Ciao, grazie ancora. Rimanete connessi, perché adesso è arrivato il momento dell'ultimo ospite, di cui sono io un artista che ha fatto parte di una band che sicuramente è parte integrante della storia della musica italiana. Vediamo se lo riesco a recuperare. Eccolo qua. Vediamo se riesce a intervenire. Dovrebbe arrivare, eh? Ah, intanto, per chi si fosse connesso solo adesso, questo è un appuntamento che abbiamo pensato per raccontare un po' di storia della musica. Eccolo! Ciao! Il mio fratello! Ciao, fratellino! Come stai? Bene, diciamo bene, insomma, uniti in questa quarantena. Periodo un po' particolare, meno male che c'è la musica che ci distrae un poco, dai. Sì. Sperando che finisca presto un po' per tutti. Che trovi questi modi, insomma, per farci amare ancora di più, insomma. Ma questo è l'esaurimento, non è chissà quale grande inventiva. Questo significa stare da solo in casa da 15 giorni. ecco perché nascono queste idee, perché uno non sa come occupare il tempo, capito? Diciamo, non so se hai seguito un poco questa ora di conversazione, che ho detto doveva essere mezz'ora, ma poi ci ha preso così bene a parlare. Ma guarda, volevo subito dirti una cosa, in realtà, visto quando ti sei connesso con Salvatore e parlavate delle cose che vi accomunavano, oltre ad aver visto il discorso dei Beatles, io pensavo, visto che fosse tutte e due campani, e anche io, poi bene o male, origini campane. È vero, mi è venuto in mente che... Da dove nasce la tua origine campana? I miei sono, in provincia di Salerno. Comunque, però c'era una cosa, io pensavo che voi faceste riferimento anche a un aneddoto che nel 76 in una radio libera napoletana intervennero un gruppo che si chiamavano gli Shampoo, okay. E loro facevano delle cover talmente perfette dei Beatles che pensavano che fossero loro. Sì, no, spacciarono che c'erano i Beatles in trasmissione. Bellissimo. E in realtà, oltretutto, infatti, allora fecero dei dischi e le canzoni trasformando i titoli da originali in napoletano, ma fantastico, perché Nowhere Man era Homme Niente, Nowhere sì, Man. Peppe era Help, ma se tu senti quelle canzoni sono incredibili, infatti sono tra le canzoni suonate meglio dei Beatles, in realtà, questo gruppo napoletano è incredibile, gli Shampoo, andate a ritrovare delle cose, perché vi ammazzate sia delle risate, ma ha suonato perfetto. I consigli di Gianca. Gianca, per chi insomma non lo conoscesse, ma sfido chiunque non conoscerlo, è un caro amico che ormai conosco da tanti anni, è un musicista straordinario, un batterista, ma anche un grande produttore. Ha fatto la storia della musica italiana insieme a una band iconica, soprattutto di... Voi avete cominciato nel... Il primo singolo, che Tokyo Ice, di che anno era? I Velvet, tra l'altro, scusatemi, i Velvet. Più o meno, sì, esatto, è più o meno del 99, insomma, era diciamo le fine degli anni 90, perché... Tra l'altro in Tokyo Ice, io invito insomma chi ci ascolta a andare a rivedere il video Velvet Tokyo Ice, tra l'altro un video spettacolare girato nella fontana lì del... Che eravate lì? Quella fontana, la fontana del Gianicolo, che poi Gianicolo.
era girato, non avendo i permessi, abbiamo girato tipo alle 4 di notte, di mattina, subito come c'era soltanto un po' di luce dell'alba. Un po' di alba. Perché in realtà non avevamo i permessi, ci eravamo soltanto messi d'accordo con quelli che stavano lì dell'ambasciata spagnola, gli avevamo detto, senti, guarda, dobbiamo fare un attimo un video. E poi ci ha detto bene, perché proprio appena abbiamo finito di girare il video, dovevano ripulire la fontana, e quindi come... Tra l'altro c'è gente, c'è qualcuno che dice che si documenterà sugli shampoo, grazie a te. Sì, ma guarda, sono fighissimi, fa ammazzate le risate, però suonato è incredibile. E quindi no, ci disse bene, perché poi in realtà poco dopo la fontana si svuotò, quindi avremmo fatto un video... Un video in mezzo alla fontana vuota, senza acqua. Tra l'altro, Tokyo Ice, il primo forse vero singolo dei Velvet, ci sono tantissimi echi beatlesiani, ma soprattutto nelle armonie che utilizzavate in quel brano. Sì, noi capirai, noi tutti fissatissimi per i Beatles. Beatles e poi tutto quello che ne conviene negli anni successivi, quindi tutto quello che poteva essere anche il Britpop 90, comunque era tutte cose che andavano a ripescare dai Beatles, c'è poco da fare. Io mi ricordo che prima che io ti conoscessi, perché io insomma ho vissuto gli anni di MTV, di Total Request Live, e c'era sempre qualche vostro video, c'era Tokyo Ice, poi arrivò Boy Band, poi arrivarono tanti altri. Tra l'altro, quanti Sanremo, perché io ormai è tanto che non faccio questa roba, è tanto che non parlo di musica, mi ero quasi dimenticato di come si facesse, ormai ho un po' memoria. Ma che dai, no, però quanti Sanremo ti sei sparato? 2, 3, quanti Sanremo hai fatto? Ne abbiamo fatti insieme, di quelli proprio con parrucconi, occhiali, ne abbiamo fatti. Io e Gianca siamo conosciuti e abbiamo condiviso un sacco di volte la console, l'hard rock, tantissime volte, dei DJ set spettacolari. No, quanti Sanremo ti sei sparato? Sanremo 3. 3? Sanremo da giovani nel 2003, abbiamo fatto il 2000. Ricorda un po' con i brani con i quali vi siete presentati a Sanremo. Allora, nel 2000 era Nascosto dietro un velo. Bellissimo. Quando c'era la Carrà. E poi abbiamo fatto con Dovevo dirti molte cose che c'era Bonolis. Che mi ricordo che qui Dovevo dirti molte cose, a un certo punto facevi tipo Dovevo dirti molte cose. Sì, a un certo punto pieni, tu sei venuto pieni. Prima, come si chiama il batterista dei Coldplay? Bill Champion, no? Il batterista dei Coldplay, per chi fosse è un grande, lui è veramente... No, ma per chi fosse appassionato dei Coldplay, Bill Champion è famoso perché a un certo punto anche lui nei Coldplay si alza e suona all'impiedi. No, ma tu l'hai fatto molto prima, tu sei arrivato prima di Bill Champion, perché a Sanremo sul palco dell'Harrison, su Dovevo dirti molte cose, a un certo punto ti alzi e picchi come un maledetto. Sì, no, ma tant'è vero che tutti i pezzi che non usavo della batteria di quella canzone neanche me l'ero fatti montare lì sul palco. E quando c'erano praticamente i tecnici dicevano, vabbè, ma che c'è facciamo? Chi dice eri fantastico sul palco in piedi. Togliamo il card, sto detto, sì, tanto non mi serve, quello che non mi serve è la è inutile avere la batteria figa, grossa, cioè non c'ha senso, è che Ringo Starr era perfetto, 3 pezzi, quei 4 pezzi da suonare giusti senza avere batterie mega galattiche, che ci fai? Spettacolare. Quello che serve, poi il terzo appuntamento invece a Sanremo col brano? E l'ultimo è stato con 2007. Oggi un giorno tutto da rifare. Esatto. Che c'era Pierre che a un certo punto scende dal palco e fa la dedica a Carolina. Certo. Sì, che poi è stato misto, perché diciamo era sceso con l'intento, capito, con il pensiero di stare a un grande concerto preso dall'enfasi, o comunque quelli sopra non sai neanche che fare, oltretutto, quindi ti viene da scendere giù dal palco, però poi in realtà stanno tutti seduti, tutti fermi, e quindi la cosa è naturale, perché è venuto andare verso la ragazza e fare... Comunque sfatiamo questo tabù di Sanremo, perché noi lo guardiamo praticamente dalla televisione e guardiamo solo il palco, però secondo me per un musicista suonare davanti alla platea dell'Ariston deve essere tremendo, perché... Se non sbaglio, tu suoni e davanti ci stanno tutti questi personaggi ingessati, completamente fermi, sì, che te guardano così, sì, come le mummie. Sì, esatto. Ma guarda, forse lo so, guardandone un po' così ogni tanto, sembra che un pochino sia cambiata la cosa. Ah, ok. Forse adesso... Però diciamo che i posti, bene o male, chi prende i biglietti per Sanremo, spesso sono tutta gente... appassionata, magari poco che vanno resto ai concerti, diciamo, vanno quello sicuramente Sanremo, non vanno
a quello sicuramente vero e proprio. Come disse una volta Damon Albarn, che disse: ma io c'è cioè il festival, c'era qualcuno che cantava, dice, che qualcuno dice la fila di Salme. Che dice: ma com'è che c'è un festival? Che però c'era pure uno che suonava, che si chiamava come me, un certo Albarn, era albano. Bellissimo questo. Damon Albarn, il frontman dei Blur, giustamente invitato a Sanremo, si chiede: ma come mai c'è uno che si chiama come me? No, ma com'è il festival? Loro sono abituati, che conoscono il festival, sono Glastonbury, Reading, che ne so. Il festival è Sanremo, capito? Siamo, o anche il festival bar, tutte queste. Al festival dice: ma come, in playback? Un festival si fa in playback? Cioè, per lui era una cosa sconvolgente. Certo, una cosa assurda. Tant'è vero che loro poi andarono col cartonato del chitarrista, il chitarrista con la chitarra al contrario, tanto era la stessa cosa. Senti, oggi siamo partiti in questo primo appuntamento partendo da questo disco, no? Con te io, in questa ultima parte, perché poi andiamo tutti quanti a mangiare perché sono le 8:20, dovevamo finire in teoria alle 8:15, ma era inevitabile che arrivassimo alle 8:20. A un certo punto Instagram ci ha tirato giù la diretta, vabbè. Per parlare con te delle derivazioni, hai nominato appunto un'altra grande passione vostra come band, i Velvet, hai nominato appunto per esempio i Blur. Tra l'altro, avevo avviato il discorso, poi mi sono interrotto da solo. Quando io vi guardavo e vedevo insomma i vostri video a disposizione su Total Request Live, io mi fissavo, perché era il periodo del Britpop, di cui parleremo nei prossimi appuntamenti e ti rinviterò sicuramente, perché verso metà degli anni 90 escono fuori un sacco di band in Inghilterra, in particolare da Manchester, se parliamo degli Oasis, da Londra, in particolare i Blur, che riprendono un po' la tradizione appunto rock pop introdotta appunto dai Beatles decenni prima e la reinterpretano, la rendono completamente attuale. E io mi ricordo che io guardavo e mi fissavo nei vostri video, perché io dicevo: ma nei Velvet ci sta Damon Albarn, in realtà era Poppy, era praticamente il sosia di Damon Albarn, e non a caso secondo me Poppy è un grandissimo fan, ma anche come tutti voi dei Blur. Esatto, sì, siamo tutti molto fan dei Blur. Anche degli Oasis, la lotta è sempre stata lunga, come la stessa lotta di Beatles e Rolling Stones. È vero, io ti ho chiamato anche per questo, per parlare anche degli antagonisti, perché in quegli anni, negli anni 60, non ci sono solo i Beatles, ci sono gli Stones, i Kinks, tanti altri, gli Animals. E diciamo che, vabbè, guarda, tanto per parlare proprio dei più diretti antagonisti, che potevano essere magari gli Stones, è facile, ti dico, quantomeno da musicista, la genialità dei Beatles, ma la bravura e tutto dei Beatles è imprescindibile, e comunque è super gruppo e super tutto. Però poi a volte quando hai bisogno di un'immagine un po' più da rockstar, cioè non puoi non pensare a, che ne so, alla scena di I Love Radio Rock, quando arriva il DJ figo e parte il riff di Jumping Jack Flash, cioè, certo. E quindi là ti accorgi che bene o male ci sono alcune cose degli Stones che sono veramente fighe. Prendo un disco degli Stones iconico su tutti, penso che è questo. E ci siamo. Sticky Fingers, che tra l'altro è un'edizione originale, quale? Penso che ci sia bisogno di spiegare che parte del corpo sia questa di un uomo. Tra l'altro la cover è a forma di Peter Blake, che è stato lo stesso che ha concepito la cover di Sgt. Pepper's, che ho perso qua in mezzo. Eccola, bellissimo, questo è fantastico. E che tra l'altro molti si chiedono: ma perché i Rolling Stones hanno come simbolo la lingua? Perché praticamente in questo disco per la prima volta compare la lingua di basso, sì. Che poi è stata iconica, è un po' il simbolo dei Stones. Vabbè, per parlare di irriverenza, perché passiamo dai Beatles, esatto. Grazie all'intervento del loro manager, perché il motivo per cui erano vestiti tutti quanti uguali, con lo stesso taglio di capelli, lo stesso abito gessato, è da ricondurre al loro manager Brian Epstein, che ne crea praticamente l'immagine, sì. Cosa che non avviene per esempio con gli Stones, che invece venivano quasi considerati i cugini cattivi, quei ragazzi che le ragazze inglesi non avrebbero mai sposato, o forse avrebbero sposato loro, ma non gli avrebbero mai permesso i loro genitori di sposarli, capito? O avrebbero sposato prima il chitarrista, poi il cantante, poi il... E questa cover, diciamo, questa qua è una riedizione di Sticky Fingers, però originalmente quando esce appunto con una vera cerniera che abbassa, insomma, sì. Che si abbassa.
grande. No, comunque sì, diciamo, ecco, questo tanto per dare un minimo di idea, che quando sai che c'è, che quando comunque fai anche il musicista, oltre ad apprezzare delle cose che sono incredibili, che possono essere dei Beatles, che sono veramente incredibili dal punto di vista di avanguardia, livelli di registrazione, tutto quanto, poi in realtà, certo, almeno per quanto mi riguarda, ma come credo gran parte di musicisti, si ha poi magari il bisogno pure di cercare qualcosa, quel po' di maledetto, di rockstar che comunque nei Beatles magari poco arriva dopo, secondo me, quando vanno in India, conoscono appunto un po' sotto l'effetto delle droghe, ne abbiamo parlato prima, di quando Bob Dylan si introduce, poi dopo fanno un percorso del tutto personale, no? Ma soprattutto quando poi incontrano il Maharishi in India, lì cambia tutto per loro. Il look che avevamo conosciuto nella prima parte della carriera dei Beatles viene stravolto completamente, con questi capelli lunghi, la barba che cresce un po' come la nostra, soprattutto la tua. E cambia completamente tutto. Sì. Quali sono i tuoi dischi fondamentali? Dai, così poi insomma salutiamo tutti quanti. Io ti ringrazio per questo intervento, che per me è stato veramente che magari che in questo caso esce sia dai Beatles che dagli Stones, in realtà per me è un disco proprio fondamentale è It's Alive dei Ramones. Ah, come no? Che è un'altra delle pietre miliari, per cui, cioè, se dovessi dirti il disco che proprio cambia, mi ha cambiato voglia di suonare tutto, parliamo proprio di It's Alive. Tra l'altro, hai nominato i Shampoo. Vabbè. Tu hai nominato i Shampoo, che erano questa famosa cover band in napoletano dei Beatles, ma tu sei il batterista anche dei Romance. Ah sì. La famosa band che nasce al CBGB's punk, tu sei parte dei Romanes invece. Esatto, i Romanes, che giustamente, e infatti facciamo proprio appunto tutto il disco It's Alive del 76, perché è qualcosa di micidiale. Il resto veramente, guarda, non so darti un disco preferito dei Beatles, per dire, sono veramente, in ognuno c'è qualcosa di geniale, per cui è bello a modo suo, insomma. Certo, no, Yosanna me ricordo, come no, voglia, cioè chi li sta menzionando, assolutamente sì, ma probabilmente ne parleremo quando, nei prossimi appuntamenti parleremo anche forse di progressive rock. Guarda, io per chiudere questo appuntamento, grazie ancora fratello per essere stato qui con me in questi 20 minuti, doveva essere, ripeto, mezz'ora, siamo arrivati a un'ora e mezza di diretta, ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno ascoltato. Che hanno condiviso con noi, insomma, questi aneddoti e queste storie, partendo appunto da Rubber Soul e Beatles, ma poi siamo finiti a parlare un po' di tutto. E ringrazio Salvatore Tortora, che è intervenuto all'inizio, Diego Magnani su aneddoti tecnici, e te, insomma, per le storie che ogni volta condividiamo, mi mancavano tanto. Ma grazie, infatti, dai. Tanto ecco, ci siamo in tua compagnia tutti i giorni. Un giorno sì, un giorno no, perché sennò... con queste perle, vabbè, tutti i giorni no, dai, scegli tu quando. Allora, voglio segnalare così, un po' per tutti, parliamo dei dischi essenziali, parlando dei Beatles, è fondamentale guardare questo film, che io ce l'ho in edizione originale, Nowhere Boy, racconta John Lennon prima di essere John Lennon ai Beatles, quindi il motivo per cui nasce un artista di questa caratura deriva anche e soprattutto da tante influenze, sicuramente sì, anche personali, e questo film lo racconta benissimo, perché... Libri, abbiamo tanto tempo per leggere in questi giorni, libri fondamentali legati ai Beatles, sicuramente questo Read the Beatles, edito da Arcana, se volete leggere qualcosa in questi giorni o farvelo spedire, non so se Amazon ancora distribuisce o qualsiasi altro libreria attraverso i corrieri, non lo so, però in caso questa è una raccolta di tutti gli articoli di giornale dedicati ai Beatles dal 62 fino alla fine del loro percorso, al 68, ed è importante perché si riesce anche a cogliere quella che è stata la vera influenza a livello socioculturale dei Beatles. Questo, quando torneremo a viaggiare, non si sa quando torneremo a viaggiare, questo è bellissimo, questo libro edito da Giunti, Penny Lane, Guida ai luoghi leggendari dei Beatles, io l'ho utilizzato un sacco di volte, sia a Londra che a Liverpool, perché vi permettono di scoprire quei luoghi che altrimenti non
sapremo dove individuare sia a Liverpool che a Londra legati ai Beatles. Ci chiedono quando sarà la prossima diretta, ve lo dico già, seguitemi, insomma, seguiteci su questo profilo Instagram. Il prossimo appuntamento sarà sabato, dedicato a Michael Jackson Off the Wall. E poi, dato che tanti... E fai due passetti? No, io no, forse farò intervenire qualche ballerino, amico mio, che sicuramente è più titolato per fare una cosa del genere. E poi per i bambini, dato che oggi tanti genitori sono a casa con i propri figli e non sanno come intrattenerli, c'è questo bellissimo libro a immagini che racconta un po' quel film Yellow Submarine. E comunque sì, già l'avevi pure detto, ma come film da vedere Across the Universe, che vedere... Assolutamente sì, lo ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato adesso. Guarda, devo dire, ammazza, vedere Bono Vox che canta col baffone, And Walrus. Eh sì, è veramente tanta roba. Molto, grande sì. Attitudine punk, ma per assurdo, per concludere questo discorso, i Beatles hanno dato il là a praticamente tutto quello che è venuto dopo. I Beatles in 8 anni, anzi anche meno, 6, davvero, hanno introdotto quelli che sarebbero stati i generi musicali che poi hanno segnato il resto dei decenni che sarebbero poi venuti, in particolare anche appunto il rock, l'hard rock, pensiamo la stessa Back to the USSR, piuttosto che I Got a Feeling, piuttosto che le code strumentali di Abbey Road, introducono praticamente tutto quello che verrà. Senti, io ti ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, e volevo finire appunto facendo ascoltare un brano che è contenuto in Rubber Soul, che è il disco che abbiamo affrontato in primis in questa diretta. C'è una canzone che per me è fondamentale, che è In My Life, secondo me è molto molto attuale, perché John Lennon scrive di un passato a lui caro, un passato in cui tutti quanti guardiamo con nostalgia, e anche una sua attitudine molto forte nel voler mandare un messaggio, che è quello che noi dobbiamo sempre, sempre, sempre valorizzare ogni singolo momento che viviamo. Secondo me è quello che dobbiamo fare in questo periodo. Ti saluto già e facciamo ascoltare In My Life, e salutiamo tutti quanti. Ciao a tutti. Vediamo se va. Eccola, ci siamo. Ciao a tutti, ci vediamo allora sabato, sempre qua sul mio profilo Instagram, e questa è In My Life. Ciao! Jackson. Ciao.